Noi abbiamo, ci siamo imbattuti nelle malattie rare nel 2015 quando abbiamo accompagnato una bambina di nome Katia, affetta da una malattia eseguita dal prosorgatorno. Abbiamo accompagnato il Gaslini di Genova nella speranza, insomma, di trovare una soluzione al suo problema. Diciamo che una volta curata la patologia, il grosso problema per noi è stata quella di recuperare il medicinale, perché il Kineret, che è il medicinale per lei vitale, non è registrato in Ucraina e quindi non è commercializzato. Si recavano di volta in volta in Russia, piuttosto che in Riga, Lettonia, in Polonia, per recuperare il medicinale. E il problema era recuperare non solo il medicinale, ma anche i soldi, ecco, perché il medicinale ha un costo elevato, sia per noi italiani se dovessimo comprarlo, ma lo stipendio medio in Ucraina è di 200 euro, il Kineret, una scatoletta, costa dai 185 ai 250 euro. Katia oggi ne utilizza grosso modo 3 scatole alla settimana. Quindi ci siamo inventati, ecco, varie iniziative per raccogliere soldi. In questi giorni, probabilmente, se Dio vuole, andremo a fare 6 mesi di cure pressoché gratuite. Però sono eventi eccezionali, io non so per quanto posso fare la situazione. Abbiamo anche difficoltà proprio ad avere interlocutori accettabili, ecco, dal punto di vista del governo ucraino. Ecco, mi hanno fatto presente ai rappresentanti del governo qui in Italia la nostra disponibilità, la nostra passione, ecco, perché nell'aiutare Katia sostanzialmente grosse risposte non ne abbiamo. In Ucraina siamo a conoscenza che ci sono almeno altri 8 casi simili a Katia, dove probabilmente il quantitativo di Kineret è inferiore. Il problema è che se uno ha la disponibilità economica e riesce ad andare all'estero, può per uso personale portarselo a casa. Se uno non ha questa disponibilità, è un sopravvivere con vari scamotaggi. Ecco, in sintesi, questa è la nostra 5 anni di avventura. Ecco, noi eravamo partiti proprio per tamponare una situazione, ecco, perché era una montagna da scalare. Alla fine ci stiamo ritrovando ad essere forse l'unica ancora di salvezza per questa bambina. Per fortuna noi in Italia siamo strafortunati, come sapete molto bene, perché abbiamo una legge speciale sulle malattie rare che ci permette di fornire gratuitamente a tutti i cittadini italiani qualsiasi farmaco un centro d'eccellenza ritenga, diciamo, utile per una determinata malattia rara. Per fortuna delle nostre malattie, adesso incominciano ad essere addirittura farmaci registrati per indicazione. Ma un tempo, e questo vale ancora per tantissime altre malattie, se ci sono delle ragionevoli, diciamo, certezze che un farmaco è utile in una determinata malattia rara, e quindi un centro, diciamo, esperto giudica questo, la legge, aiuta e, diciamo, garantisce la fornitura gratis, tramite il Servizio Sanitario Nazionale del farmaco in questione, anche se costosissimo. Questo è una grandissima, diciamo, prova di civiltà di cui dobbiamo essere, così come secondo me in tutto il nostro Servizio Sanitario Nazionale, dobbiamo essere ultra, ultra fieri come italiani. E la storia che abbiamo sentito ci fa veramente, riflettere, perché se uno ha la sfortuna di nascere in un paese in cui questa possibilità non c'è, e questo grida vendetta. Perché oggettivamente, voi pensate, è stato raccontato dell'Ucraina, no? Cioè, l'Ucraina è un paese abbastanza grande, europeo. Pensate a continenti, cioè in India ci sono tantissimi pazienti con queste malattie e ovvio, loro non sono in grado di ricevere nessun trattamento. La stessa Cina, sembra incredibile, ma in Cina alcuni farmaci come gli inibitori interleuchina 1 non arrivano. Questo è paradossale perché se ci pensate, il costo dell'anakinra, in questo caso del Kineret, è assolutamente identico al costo di farmaci che in quei paesi, Ucraina, India, Cina, sono assolutamente
cioè si possono prendere tranquillamente gli anti-TNF, gli anti-interleuchina 6, in quei paesi sono disponibili. Ahimè, non funzionano in queste forme. In questa forma di cui si parlava, se non si dà l'inibitore di interleuchina 1, non è possibile curarli. Gli altri farmaci non vanno bene. E quindi è un assurdo. Ci sono questi grandi paesi, Sud America, in cui è possibile ottenere biologici, però non alcuni biologici che sono fondamentali per queste malattie rare. Questo è un problema enorme, che è legato, uno, al costo veramente molto elevato di una classe, di uno di questi farmaci, l'anticorpo monoclonale. Il secondo, per questo farmaco che invece sarebbe più abbordabile, sicuramente comparabile con gli altri biologici, un problema legato alla solidità e alla struttura dell'industria farmaceutica che mantiene il brevetto e che quindi non ha la forza, la struttura per poter penetrare e garantire la distribuzione del farmaco in alcune zone del mondo. Per cui è naturale che accanto allo sforzo encomiabile e giustamente anche il tentativo di curare poi il singolo caso, che è sempre una cosa giusta, santa e giusta, l'aspetto che bisogna cercare con le associazioni di pazienti a livello nazionale, internazionale e quant'altro, cercare di stimolare il più possibile e far leva il più possibile, perché alcuni limiti dal punto di vista economico, che sono essenzialmente dal punto di vista economico, possano venire superati per rendere disponibili questi farmaci in tutto il mondo. Io sono, diciamo, ho avuto l'avventura di essere il presidente della Società Internazionale delle Malattie Autoinfiammatorie, quindi non solamente europea, non solamente italiana, ma ho proprio da questo osservatorio questa percezione chiara, che non è solamente in questo ambito, della diseguaglianza che abbiamo nel nostro mondo, anche purtroppo per le malattie rare. Non stiamo parlando di numeri, ma stiamo parlando di bambini, di famiglie che vivono ogni giorno sulla propria pelle un senso di paura, di panico, cosa che come genitori abbiamo vissuto anche noi all'inizio della nostra esperienza. AMRI è un'associazione di genitori che da quasi 30 anni è al fianco dei bambini affetti da malattie reumatiche, che sono patologie numerose, tra le quali purtroppo alcune sono estremamente rare. Ci siamo conosciuti a Gerlini in occasione di un day hospital. Scambiando due parole, mi è capitato un opuscolo proprio di AMRI e da lì ha fatto presente l'opera che state portando avanti, ecco, con collaborazione con il dottor D'Antonio. Siamo felici, un po' anche orgogliosi, direi, di aver contribuito al sostegno diretto alla ricerca scientifica che ha permesso di trovare terapie efficaci e trattabili queste patologie, fino in alcuni casi, anzi in molti casi, arrivare alla remissione. Ospitiamo nei nostri appartamenti molte famiglie cercano la cura da mesi, se non da anni, e che tra l'altro o in altri casi hanno problemi per procurarsi farmaci e quindi essere aderenti il più possibile alle terapie. Quando noi abbiamo iniziato il nostro percorso associativo, queste patologie lasciavano segni molto più gravi sulla salute dei bambini che si ammalavano. I casi sono molto, pur essendo malattie rare, sono numerosi, la diagnosi è complessa e resta il problema, molto sentito, il problema della diagnosi precoce, perché è molto ancora difficile che una famiglia arrivi a un centro di eccellenza come il Gaslini di Genova,
Sappiamo bene cosa significhi non avere una diagnosi precoce per iniziare più presto una terapia e cercare di contrastare la malattia che in altro modo avanza. E quindi sosteniamo anche, anche attraverso una convenzione con il Gaslini, questo sostegno psicologico direttamente come associazione. E abbiamo constatato proprio che un supporto psicologico è estremamente utile per appunto le situazioni che si vengono a creare rispetto alle nostre malattie. Vi ringrazio tantissimo più di tutto dell'invito. Ogni volta che sento parlare Gabriele, il dottor Lucchetti e così chi si occupa da tanti anni dedica una parte importante della propria vita ad aiutare, diciamo così, chi è passato attraverso situazioni analoghe a quelle che abbiamo vissuto noi, o comunque si è trovato di fronte a persone che hanno smosso, diciamo, la nostra pigrizia di lanciare un po' il cuore oltre l'ostacolo e di fare qualcosa di più di quello che in realtà ci sarebbe dovuto, che è pensare alla nostra famiglia, pensare a fare bene il nostro lavoro. Queste persone veramente fanno qualcosa in più, molto di più di quello che faccio io, che faccio il mio mestiere. Poi ovviamente bisogna cercare di fare il proprio mestiere al meglio per quello che si riesce a fare per aiutare le persone che ci è dato aiutare, perché è il nostro dovere. Quindi questo mi muove sempre a grande commozione, e anche se penso a da dove siamo partiti, Gabriele, perché in effetti parlate di 30 anni e 30 anni fa, se ci pensate, le malattie reumatiche, per cui evidentemente c'era un bisogno assoluto di supporto per patologie che 30 anni fa erano decisamente molto più sconosciute, erano decisamente molto più difficili da trattare. Giustamente Gabriele parlava di situazioni clinicamente veramente molto gravi, cioè ammalarsi di determinate forme di artrite, che è una malattia non rarissima, però comunque nella forma giovanile è comunque rara, e voleva dire in una buona percentuale di casi andare incontro a delle alterazioni, a delle deformità a volte per un'attività di malattia che spesso era difficile da fermare. Questa cosa, per fortuna, nel corso degli ultimi 30 anni è cambiata radicalmente, perché nella stragrande maggioranza dei casi che diagnostichiamo riusciamo a diagnosticarli precocemente, e soprattutto è stato possibile una grande capacità di ricerca a livello internazionale che ha permesso di ottimizzare al meglio le terapie per queste malattie. E su questo devo dire che, come sapete molto bene, grazie allo sforzo del professor Martini, l'idea del professor Martini e anche diciamo la competenza poi che abbiamo creato nel nostro gruppo, grazie al dottor Ruperto in particolare, quindi la costruzione di Printo, questo è stato veramente nei primi anni, primi 10-20 anni della nostra attività, il focalizzarsi su come riusciamo a fare degli studi che, invece, come sapete molto bene, di dire vabbè, secondo me in questa malattia bisogna dare questo farmaco, eccetera, cioè con degli approcci sempre molto empirici, riuscire pur con malattie rare, in cui, come sapete molto bene, per poter, ormai tutti quanti vediamo, siamo sommersi, no, dai giornali della necessità di fare delle sperimentazioni cliniche per evidenziare che i vaccini, per esempio, siano efficaci, che siano sicuri. Per far questo nelle malattie rare, come sapete, ci vuole uno sforzo organizzativo incredibile, proprio perché purtroppo i pazienti non sono tantissimi, per cui per poter ottenere dei dati significativi che possano dire sì, un certo trattamento è giusto per questa forma, e non è solamente giusto, ma è anche sicuro.
per fare questo ci vuole un'organizzazione, un network di ricerca che permetta di unire tutti i centri a livello anche internazionale, perché purtroppo per ottenere questi numeri non bastano i numeri a livello nazionale. Beh, questo, come sapete, è quello che abbiamo fatto nel nostro gruppo, grazie a Pinto, che nei primi 10-20 anni del nostro gruppo si è dedicato proprio a portare evidenze di quali potrebbero essere nelle malattie reumatiche infantili i trattamenti migliori, per cercare di migliorare al massimo, con dati oggettivi, la cura di queste malattie. E devo dire, Gabriele, lo sai, penso che è chiaro, che in effetti, grazie a questi studi, la situazione clinica, la possibilità di trattare questi pazienti meglio, in maniera più efficace, è stato sicuramente importante. Beh, posso dirlo, Gabriele, abbiamo avuto festeggiato da pochissimo il fatto che Gabriele è diventato nonno. e ora, per carità, però è bellissimo, con sua figlia Elena, ovviamente, una nostra paziente, e questo dà un senso bellissimo di quello che è intercorso in questi anni, e che nonostante la malattia siamo riusciti a ottenere tutti insieme, ovviamente. Quindi questo è il primo aspetto che mi viene da dire sulle malattie rare, un aspetto storico, che sono comunque anche le malattie, diciamo, quelle classiche, che non sono proprio genetiche. Massimiliano ha parlato di una malattia in particolare molto, molto rara, ultra rara e specifica, però anche l'artrite, la dermatomiosite, il lupus pediatrici sono forme, perché voi sapete benissimo che il bambino non è un adulto in miniatura, cioè un bambino ha un suo metabolismo, un suo modo di rispondere, per cui il bambino ha necessità di avere un trattamento, diciamo, dettagliato e fatto proprio per lui. E questo è quello che abbiamo fatto in questi anni. Mentre lavoravamo su questo, diciamo così, è emerso anche il fatto che in realtà poi alcune di queste forme che noi credevamo fossero malattie reumatiche, diciamo multifattoriali, come l'artrite, il lupus, in realtà alcune forme sono realtà, specialmente se esordiscono quando i bambini sono particolarmente piccoli, delle forme genetiche, cioè alcuni, una piccola parte, però una parte che sta diventando sempre più significativa, hanno una manifestazione infiammatoria che sembra una malattia reumatica, diciamo tipica, più o meno tipica, che è legata a un'alterazione genica, una mutazione di un singolo gene. Le abbiamo incominciate a scoprire alla fine del secolo scorso, quindi nel 1997-98 abbiamo incominciato a scoprire che alcune forme infiammatorie ad esordio pediatrico erano in realtà legate a mutazioni di un singolo gene. Queste veramente malattie, a volte ultra rare, per cui, come nel caso della sindrome CAPS di cui abbiamo parlato, diciamo che si parla di un paziente, di un'incidenza di un paziente su un milione, per dire la ultra rarità di queste forme. Questo è stato una svolta epocale per il nostro gruppo e anche per tutta la reumatologia, perché ci siamo accorti che già le malattie reumatiche infantili erano rare, e nel loro contesto piano piano ci scoprivamo che c'erano delle malattie ultra rare. La cosa affascinante di queste malattie ultra rare, che come potete immaginare sono ancora più difficili da diagnosticare, sono ancora più difficili da comprendere, perché sono veramente degli aghi nel pagliaio. Beh, per queste però abbiamo capito che se riusciamo a diagnosticarle, riusciamo a riconoscerle, a volte, come nel caso della sindrome CAPS, per esempio di cui parlavamo, riusciamo anche a capire esattamente qual è il meccanismo genetico che non funziona, quindi proprio la proteina che non funziona, e se capiamo quello, capiamo anche che se noi inibiamo o stimoliamo
quella determinata proteina, forse possiamo spegnere quella malattia in modo molto specifico. È il caso appunto dell'inibitore dell'interleuchina 1, dei vari inibitori dell'interleuchina 1, come sa il dottor Lucchetti, ce n'è uno ancora più caro, che si chiama canakinumab. Lui ha parlato di Kiner e Tanakindra, ma l'altro è l'anticorpo monoclonale. Beh, se in questa malattia c'è un gene che determina una iperattivazione di una determinata molecola, l'interleuchina 1, sappiamo che in questa malattia, se andiamo a bloccarla, possiamo spegnerla completamente. Questo è fantastico, perché sono spesso bambini che, io mi ricordo, i primi pazienti con queste forme, anche con la forma cinca di cui parliamo, avevano girato per anni e anni, veramente in maniera con delle odissee, diciamo, diagnostiche in diversi ospedali, senza avere la minima risposta. Ahimè, all'epoca non, a volte per malattie che ancora non si conoscevano, di cui ancora non si conosceva il gene. E questo è stato un peso enorme per queste famiglie per tanti anni. Finalmente poi, quando si sono riusciti a fare le diagnosi, perché nel frattempo si scoprivano queste nuove malattie grazie al fatto che le tecniche genetiche si sono espanse in maniera incredibile negli ultimi 20 anni, allora abbiamo incominciato a trattare questi pazienti. Quindi riconoscerli, finalmente avere un nome e un cognome per la propria malattia, incredibile. Anche un po' di idee su quello che potrebbe essere il futuro, perché lo so benissimo, quello che rende difficile ad ogni genitore, per ogni famiglia, non è solo avere l'incertezza di qual è la diagnosi, ma soprattutto l'incertezza del futuro di questi bambini, cioè quale sarà l'evoluzione, se ci sarà mai un trattamento per poterli fare vivere una vita più o meno normale. La cosa bella di queste malattie è che quando si fa la diagnosi spesso c'è un trattamento, e è ovvio che per dei genitori, delle famiglie che finalmente arrivare in un centro, questo è sempre così importante, in cui per la prima volta si sente un medico o degli infermieri che, quando si parla della propria malattia, cioè capiscono che si conosce quella malattia, perché purtroppo la cosa più frustrante per molti genitori è sempre stato quello di avere la sensazione di parlare un po' al vento, cioè di non riuscire ad avere un interlocutore che sapesse quello di cui si parlava. Quando arrivano finalmente in un centro, diciamo, di eccellenza, che sono per fortuna tanti in territorio nazionale e anche internazionale, è questo un momento di svolta. L'altro momento di svolta è il trattamento, e qua arriviamo in un punto cruciale, no? Riconoscerlo, sapere finalmente quale potrebbe essere meglio, quale potrebbe essere l'evoluzione della malattia, la prognosi e cosa bisogna combattere, e poi il fatto che ci può essere un trattamento, a volte veramente specifico da interruttore. E quindi finisco. Se a livello italiano devo dire che negli ultimi 30 anni abbiamo avuto un miglioramento, ancora tanto roba da fare c'è, ovviamente non ci fermiamo qua, perché tante altre malattie devono essere ancora scoperte, tante altre nuove terapie devono essere date ai nostri bambini, naturalmente sempre migliori, possibilmente con sempre meno effetti collaterali. Però se guardiamo in tempo, alla giornata delle malattie rare, con un'ottica un po' più ampia, che va dal di là dei nostri confini nazionali, e la storia del dottor Lucchetti penso che sia veramente esemplificativa, ci rendiamo conto che c'è ancora tantissimo da fare, ahimè, da questo punto di vista. Queste sono, come dicevamo, storie molto diverse una dall'altra, e quindi ogni genitore, ogni famiglia ha bisogno di non sentirsi soli, e non solo a livello medico e scientifico, ma proprio come condivisione di esperienze con altri genitori che vivono appunto le stesse situazioni.
Per questo noi siamo nati e continuiamo a portare avanti le attività in mezzo a mille difficoltà e a tanti sacrifici, ma teniamo duro e possiamo anche dire che anche in questo periodo, in questo anno di Covid, siamo riusciti a mantenere i nostri servizi e di questi ne siamo molto felici, perché sappiamo bene le difficoltà ulteriori che questa situazione ha portato per i bambini e per e le famiglie. Grazie, grazie. Grazie, grazie Marco. Buona serata. Buona serata. Ciao. We are rare. Nós somos fortes. And we are proud.